tratta di Dalle stalle alle stelle, e mi dispiace che non riesco più ad essere tanto continuo nel mandare in onda altre puntate, però la connessione internet in montagna è un po' scadente e purtroppo è così che va. Non posso fare altrimenti. Cioè, bello sì in montagna, però internet va veramente piano. E non può. E quello è l'unica croce che c'è. E allora proseguiamo dove eravamo alla puntata scorsa. Ora mandiamolo a fare la doccia, sto puzzone maledetto. Allora, tu cosa devi fare? Beh, qui è tutto completato. Giovedì alle 9. Benissimo. Lui è già pronto quasi. Dopo questa doccia gli farò mangiare qualcosa per non andare proprio a digiuno. Lei sta a letto, deve pigrire a letto. Tanto oggi se lo può permettere, visto che non deve andare da nessun'altra parte. Buono così. Io lo lascio fare, vediamo lui. Torniamo dove c'è l'azione. Qua, lavati tutto, non ti dimenticare le parti basse perché tu sei un petomane, come sempre. Ora fai colazione con frittelle. Oh cielo, ma sei davvero Marco? Sei uno schianto. Ok, ma va bene. Vediamo la sua carriera come va. Stiamo arrivando quasi alla seconda stella. Buono, eh? Cosa sta facendo? Oh no, dovrò chiamare di nuovo il padrone di casa perché qua c'è sta cosa che perde. Vabbè. Dai, ce n'è sempre una, dentro sto appartamento schifoso. Lei continua a dormire, stiamo qua, così vediamo anche il nostro grande padrone di casa tutto fare che ripara sta topaia. Ciao ciao. Ma scusa, perché vieni là, ti accomodi? Ma puoi anche andare a casa tua, cioè. Scusate, ma cioè devi stare qua per forza. Boh. Dai, muoviti a mangiare, però. Allora, tra circa un'ora. Dai, su. Allora, tra circa un'ora seguiremo il nostro caro Marco a lei cos'è? Lo seguiremo al lavoro, il nostro caro Marco. Ecco, la solita scoreggia. Beh, dai, vai in bagno, dai, muoviti, muoviti. Lascia stare, lascia stare, lascia stare. Ci penserà lei a lavare. Lascia stare. Tanto non l'hai mai lavato, non hai mai perso a lavare i piatti, dai.
E vai, ecco, giusto un'altra scoreggia, tanto per cominciare. No, no, vai. Allora, è ora che Marco si rechi al lavoro. Vorresti seguirlo? Sì, unisciti. Ciao. Dai, vediamo cosa combina oggi il nostro caro Marco. Che io sono curioso proprio di vedere. Speriamo che arrivi alla seconda stella, perché se lo merita, dai, tutto sommato se lo merita. Ha fatto delle cavolate, sì, durante tutto sto periodo, però dai, non soffermiamoci solo sulle cavolate, ma vediamo anche l'impegno. Vai, vai. Allora vai qui. Dai, corri, 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 vai, vai, vai. Non hai tempo da perdere. Non hai tempo da perdere. Ora vai qua, ti fai acconciare. Allora, no. Perché non me lo... E vai qua. Allora. Ehi, invece di fare la bella statuina, vai, comincia ad andare là al salone. Fatti truccare e pettinare. Vai, dai, muoviti. Adesso vediamo come. Chicks from Bluff? Oh, sir, brava. Ah, sir, brava. Dai, eccoci qua in sala trucco. Dai, muoviti però, sediti. Vediamo un po' cosa combina. Ta-da. Boh, non ho visto niente di che. Vabbè, adesso taglia, taglia, taglia e ta-tan, tabù. Vediamo un po', vediamo un po'. Beh, però, beh, mica male, dai, ho fatto un bel lavoro, dai. Adesso aggiorno lo stato sui social. Ok, facciamo anche questo. No, lo stato sui social. Vediamo il coprotagonista. No. Allora, vai qua e cerchiamo il coprotagonista. Mangia del cibo. Ecco, vai con lei, presentazione amichevole. Yazip, Bimbus, E c'è sto coso in mezzo. Ecco, così è meglio. Prova. Sì, dai, va bene, dai. Dai. No. Bravo. Adesso facciamo una cosa, vai qua.
è la cosa che sai far meglio, vai a mangiare, dai. Che quella è la cosa che sai far meglio di tutte, dai. Vediamo là dov'è il banco. Ecco. Ecco là. No, cosa c'è? Prendi una porzione, ma sì, dai. Vai lì e mangia. Straffogati. Per una volta che ti dicono di mangiare. Dice il regista. Vediamo. Ricevi appunti dal regista. Finite da mangiare, facciamo sta cosa. Se si levano sti due rimbambiti. Allora, vediamo un po'. Ricevi appunti dal regista. Oh, what's the best? Ma come, non hai neanche finito da mangiare, vai subito lì. Oh boh. Makinja! Go, Taru! Oh, Karu! Wexelflash! Saba, Benchui Tankwell, Inchuk, Inchuk... Ah! Inchuk Yabahorn! Bravo. Adesso potresti fare una bella cosa. Questo. Dai, di al regista che sei disponibile. Tanto è quasi finito da mangiare, non avevi neanche tanta fame. Ishla Henbei, Floyo, Ixo, Bashno, Saba. Adesso. Dai. Mi raccomando. Sì, ma lascia stare quel piatto di... Ecco. Vai lì. Ecco, bravo. Vai lì. Bravo. That's brew, eh? Wow. Mi piace. Bravo. Bravo, bello, mi è piaciuto. Adesso dove vai? Qua. Allora, numero di ballo 2 rischioso, dai. Chi non risica, non rosica. Dai. Senti, proprio adesso, dai, lascia stare. Adesso vai qua. No, dai, spero che la scoreggia non sia... Perché ti sei spaventato? Dai. Ma perché mi fate queste cose? Lui è lì che sta lavorando, Non sta giocando. Però, che ballerino. Vediamo l'altra scena. Suona la chitarra. Dai. Bravo.
adesso c'è l'ultima scena che forse deve interpretare. E dov'è? Vai qui. No. Dov'è? Ah! Aiuto! Vai qua. Vai qui. Oddio. Dov'è l'ultima scena? Non la trovo. Ah, è qua. Clicca sulla cella di prigione e seleziona in prigione. In prigione. Eccola qua. Grande, ottimo lavoro. Allora, qua lasciamo, sì, in anticipo, dai. Tanto ha fatto tutto quello che doveva fare. Allora, abbiamo finito, Marco ha finito tutte le proprie scene, la troupe sta smobilitando e il materiale filmato viene inviato al montaggio. Vai a casa. Bene, dai. Giornata per voi, dai. Adesso vediamo se è aumentato anche, se sono aumentate anche le stelle. Si è arrivata la seconda stella. Vediamo un po'. Sono curioso. Promosso a superstar. Wow. Stella emergente. Ma grande, Marco. Grande, grandissimo. E chi se ne frega di quella telefonata che ti ha spaventato per quel momento, ma sì, non ci interessa più niente, noi siamo... Guarda la TV, anzi adesso fai una bella cosa e vediamo se c'è qualche nuovo ingaggio. Oh, Nib Nub! Oh. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. 5 di livello di forma fisica. No, lui mi sembra che sia messo bene come forma fisica. Facciamo questo, dai. E vediamo di forma fisica come sta messo. 5, sì. Allora si può fare, si può fare. Vediamo anche un'altra cosa interessante qua. Vediamo un po', eccolo qua. Grande Marco, ho avuto dei dubbi, lo ammetto, ho avuto dei seri dubbi, però adesso mi devo ricredere. Mi devo ricredere. Stai avanzando bene. Vediamo quando devi andare. Ah, già domani. Già all'indomani. Mamma mia. Movimentata questa carriera. E adesso vediamo un po' lei cosa deve fare. Una ciolla di niente, vabbè, però. Comincia a fare qualcosa del tipo promuove l'immagine, qualcosa per guadagnare nuovi followers e boom. Adesso vediamo se ha fame, se vuole qualcosa. Fame non ne ha, potrebbe... Boom. Ha fatto un cavolo, quello sì, non ha fatto proprio niente la giornata. Boom. Adesso
vediamo 70 milioni di follower, se oltre, ma sei grande, Penny, anche tu sei proprio una grande. Solo che devi migliorare la tua reputazione, perché così proprio non va. Allora, social network, dona in beneficenza, oppure social, vediamo qua. Lui no, però lei può farlo, donare qualcosa. Social network, lancia un mail, però no. Streaming per beneficenza, fai questo, che questo sì, che può andare bene. Qua cosa c'è? C'è una perdita anche qua. Allora, dai, fai tu, dai, asciuga sto schifo. Dai, che siamo già a 100.000 simoleon e così almeno possiamo cambiare presto casa e ce ne andiamo via da sta topaia schifosa. Ora tra un po' vi lascerò perché qua la batteria si sta scaricando dal computer, così perché va un po' così così sta puntata, però poi non ho intenzione di farle troppo lunghette perché so che potrei annoiarvi a morte a fare cose troppo lunghe, ma insomma tu un'interpretazione passabile, nulla che possa farti notare, ma anche nulla che possa affossarti definitivamente. Senti Marco, le giornate difficili li capitano a tutti e tu hai avuto la tua, però che non si ripeta, la miseria, dai, ma siete cattivelli però, cioè, lui ci ha messo l'anima in quell'interpretazione, l'ho visto, vabbè. Lei continua a fare lo streaming per beneficenza, vediamo un po' come va la sua reputazione. Dai, dai, man mano migliorerà anche questa. Basta che non litighi più con nessuno. Boh. 74 milioni di followers. Beh, dai. E che dire? Adesso quasi quasi. Lui è stanco perché è decisamente stanco, visto che ha lavorato e dice decisamente più di lei. Lei non è che abbia fatto granché. Adesso vediamo cosa farti fare, perché onestamente qui sono tutti verdi e non è che c'è molto da fare. Potrebbero, lei, se proprio vogliamo, potrebbe farsi una doccia. Sto schifo lo puoi anche pulire. Ah, è sempre un'educazione, una finezza proprio. Lui guarda il televisore, lei spegne il televisore, chiaramente, perché lei se ne va. Ma scusami tanto. Ma chi ti ha detto di spegnerlo? Tu se vuoi lo puoi riaccendere, eh. Ecco, bravo. Io quasi quasi li manderei già a dormire anche, tanto non è molto che devono fare, lei si è lavata, così domani è già a posto, se vuole. Oh no, è rotto, senti, riparalo, dai, che schifo, è rotto il gabinetto. Ho il gabicesso, il gabicesso, è più gabicesso che il gabinetto.
Sì, ma no. Lava, però. Dai. Devi proprio aggiustare qualcosa. E poi pulire anche. Ripulire anche il pavimento. E credevi di non fare niente. Asciuga. Tanto tu non fare un cavolo, non aiutare, mi raccomando. Non muovere un dito, perché non vorrei mica affaticarti troppo, Adesso quasi quasi ti mando anche a dormire. Dormi. E dormi anche tu, dai. Tanto. Dormi. E boh. Mamma mia, ma ti sei ingrassata di nuovo? Hai un culone che è immenso. Vabbè. E boh, con questo per ora è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, che non so quando sarà, ma abbiate fede. E non mi dispiace che non sono tanto presente e che non riesco a vedere i vostri video, per chi è iscritto al mio canale non posso ricambiare come vorrei, però è così. Internet, come avevo già detto prima, è un po' scarso in montagna e boh, amen. Comunque ci vedremo e ci sentiremo presto. E con questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. E mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, attivate la campanella. E con questo è tutto. Ciao ciao.